Equilibrio tra uomo e natura, tra ambiente urbano e paesaggio, tra bellezza e fruizione, tra città e persone. Ripensare una città significa cercare di raggiungere queste forme di equilibrio, coniugando la conservazione e tutela del territorio con lo sviluppo e la qualità della vita. Il sistema del verde di Reggio Emilia, denominato Cintura Verde, è stato progettato per rispondere a queste esigenze e svolge un ruolo di particolare importanza per la città, dal punto di vista sia ecologico che sociale. Prima di tutto è un sistema di parchi territoriali di grande valore naturalistico e paesaggistico e di aree agricole che offrono prodotti di qualità a chilometri zero. Ha la funzione di valorizzare il territorio come bene comune, ponendo un limite al suo consumo e a uno sviluppo incontrollato. La cintura verde, così chiamata perché abbraccia la città come un'infrastruttura naturale, è anche un modo diverso di spostarsi ed è luogo per il tempo libero, per divertirsi, incontrare altre persone, stare insieme. Reggio ha una cintura verde che l'abbraccia e che non è mai stata scoperta. Noi vogliamo dire ai nostri cittadini che questo abbraccio è un abbraccio che va accettato, che va valorizzato. È un abbraccio che consente di ritrovare il gusto della passeggiata insieme, della chiacchierata. È un abbraccio che consente di riscoprire i nostri torrenti, il Modolena, il Crostolo, il Rodano, e consente di stare dentro a questi ambienti in una dimensione diversa, più umana. È una scoperta interessante, è un viaggio intelligente che dice quello che abbiamo sempre voluto dire, che la vita della nostra comunità è fatta di piacere dello stare insieme, è fatta di riscoperta dei luoghi dove abitiamo, dei luoghi che ci hanno lasciato le generazioni che ci hanno precedute e che dobbiamo restituire ai nostri figli più accoglienti e più belle. Riscoprire questi luoghi ci porta in una dimensione diversa da quella del correre e del competere, ma che è una dimensione di cui abbiamo grande bisogno e quindi il nostro è un invito al piacere, alla riscoperta dello stare insieme, alla qualità dei luoghi della nostra amatissima città ed è un invito anche a vivere la città come una città delle persone, non delle frette e delle macchine. La cintura verde è formata da tre parchi fluviali, il Crostolo, il Rodano, già realizzati, il Modolena, di prossima realizzazione, e da Cunei Verdi, aree agricole di collegamento tra i parchi inseriti nella città esistente. I tre parchi saranno gli elementi portanti della rete ecologica comunale e favoriranno il riconoscimento identitario del paesaggio. Ai Cunei Verdi è affidato il compito di connettere ambiti urbani e ambiti rurali, salvaguardando e valorizzando le attività agricole esistenti. Il disegno urbano della città pubblica di Reggio Emilia si fonda su un sistema di spazi pubblici. Uno di questi spazi, esteso, ramificato e molto importante, è la cintura verde. La cintura verde in qualità di spazio pubblico è un bene comune che va salvaguardato e tutelato e che risponde essenzialmente a due funzioni. Una connettiva di carattere prettamente infrastrutturale, di mettere in rete il sistema di quartieri che gravita intorno alla città, il centro della città con il resto del territorio comunale. È una prettamente relazionale, di offrire un sistema di servizi integrato, di funzioni e di luoghi per sviluppare la comunità e le relazioni. Il Parco del Crostolo si estende nella zona sud della città per circa 6 milioni di metri quadrati.
Vi si accede attraverso alcune principali porte di accesso: il Ponte di San Pellegrino, Via De Sanctis, la Reggia di Rivalta, Via del Burracchione, la Vasca di Corbelli e la Baragalla, dove si connette alla pista ciclopedonale che poi giunge fino a Canali. Il centro urbano è collegato al parco attraverso la passeggiata Estense, di memoria settecentesca. Si tratta di un percorso ciclopedonale che, con continuità da Corso Garibaldi passando per via Umberto I, arriva fino all'ingresso principale dell'area verde, presso il Ponte di San Pellegrino. Primo dei parchi fluviali ad essere stato realizzato, il Parco del Crostolo rappresenta il luogo di svago per eccellenza dei reggiani. Nell'immaginario collettivo è la zona della città dedicata alle passeggiate, a piedi o in bicicletta, alla lettura e al tempo libero, al gioco dei bambini, grazie anche alle aree attrezzate, all'attività motoria e sportiva più o meno organizzata. Lungo il fiume si snoda un percorso didattico dedicato a flora e fauna, utilizzato in particolare dagli studenti delle scuole reggiane per approfondire le loro conoscenze sulle caratteristiche naturali della zona. Percorrendo il parco si incontrano tipologie diverse di paesaggio: il verde pubblico, le zone residenziali, i terreni coltivati, le aree di espansione del torrente, nonché alcuni luoghi di valore monumentale come la Vasca di Corbelli e soprattutto la Reggia di Rivalta. La Reggia di Rivalta era nel Settecento la principale delle locali residenze per lo svago degli estensi, che comprendevano anche Villa Rivaltella e Villa d'Este. La Reggia di Rivalta e il Parco del Crostolo si animano ogni anno di migliaia di presenze in occasione degli eventi estivi che il Comune organizza in collaborazione con la circoscrizione e le associazioni dei cittadini. Questo è il luogo gli abitanti di Rivalta e Rivaltesi prediligono. In passato era un luogo abbandonato, nel 2005 l'amministrazione comunale ha indetto questo percorso partecipato per la rivalutazione della reggia e anche noi come cittadini e come associazione vi avevamo partecipato. È stato un appuntamento importante perché ci ha messo in rete, ci ha fatti conoscere e ognuno di noi ha espresso i suoi desideri, le sue aspettative su questo luogo della città. Nella zona nord-est di Reggio Emilia il paesaggio cambia radicalmente. Le zone abitate sono meno omogenee, la fruizione pubblica meno intensa, la natura più aspra e per certi versi più interessante. È qui che il programma di rigenerazione urbana ha previsto la realizzazione del Parco del Rodano, una zona verde a servizio dei quartieri e delle ville di questa parte della città, ricca di luoghi di grande interesse. Il Parco del Rodano, infatti, ha un valore naturalistico particolare, sancito dalla presenza di un sito di interesse comunitario, detto SIC, e di un'area di riequilibrio ecologico. All'interno del SIC è presente uno degli ultimi fontanili rimasti nella fascia della pianura reggiana. Si tratta del fontanile dell'Ariolo, recentemente acquisito dal Comune, che ha già realizzato un intervento di recupero.
Il Parco del Rodano, che una volta ultimato si estenderà da Fogliano a Prato Fontana, includendo anche il bosco urbano del Campovolo, ha alcune principali porte d'accesso: via Anna Franke, via Cugini, il Mauriziano e via Gattalupa. Le prime opere di infrastrutturazione del Parco del Rodano sono cominciate nel 2011. Quest'anno la realizzazione del sottopasso per l'attraversamento in prossimità di via Gattalupa e della passerella sul fiume in prossimità delle acque chiare hanno consentito la realizzazione di un percorso verde che collega all'interno di paesaggi naturali e agricoli di grande fascino le acque chiare alla casa natale dell'Ariosto, nota a tutti i reggiani come il Mauriziano. Nel 2013 si prevede di realizzare un sentiero ciclopedonale che collegherà il Parco del Rodano e il Parco del Crostolo, consentendo quindi la connessione tra due dei tre elementi che compongono il sistema della cintura verde. Qui ci troviamo in via Cugini, presso la casa colonica che adesso è acquisita dal comune. In particolare vi volevo far vedere l'orto di erbe officinali, che è stato una delle ultime cose che abbiamo ottenuto. Abbiamo partecipato con un nostro associato al concorso che ha fatto il comune Reggiani, per esempio. È stato finanziato e questa è la realizzazione. In futuro quest'orto avrà anche una funzione didattica, in quanto avrebbe intenzione di lavorare con le scuole per far vedere ai bambini, insomma, le essenze naturali, fare medicinali. Il Mauriziano è il principale monumento architettonico del Parco del Rodano, luogo dell'identità storica dei cittadini che abitano in questa zona, ma in realtà simbolo dell'intera città di Reggio Emilia. Antica residenza del celebre poeta Ludovico Ariosto, si trova al centro di un parco racchiuso tra il torrente Rodano e il cavo Ariolo, che nasce presso il fontanile. Ogni anno all'interno del Parco del Rodano e in particolare al Mauriziano si svolge un ricco programma di eventi ricreativi e culturali. Anche in questo caso, il Comune si avvale della preziosa collaborazione della circoscrizione e dei cittadini, in particolare delle associazioni che partecipano attivamente alla realizzazione di queste attività e che si prendono cura di questi luoghi. Qui nel Mauriziano noi svolgiamo un'attività di manutenzione in primis, sfalcio delle erbe e diciamo controllo di quello che è tutto il discorso all'interno del parco. Cerchiamo di garantire nel migliore dei modi una fruibilità a tutte le persone che godono di questo stupendo parco. Nelle nostre attività, oltre a quella appunto di manutenzione, abbiamo anche quella di promuovere una bellissima festa tutti gli anni, giunta già alla terza edizione, che è denominata Nell'Orto con l'Ariosto, ed è stata, diciamo, inventata per sponsorizzare, per spingere un po' l'amministrazione, per far conoscere quello che è il nostro progetto ultimo, che è la fattoria di animazione ambientale, che dovrebbe trovare sedi nella casa colonica che è posta qua a fianco del Mauriziano e del Palazzo Vecchio. Un elemento fondamentale che favorisce la fruizione dei parchi è rappresentato dalla segnaletica, realizzata per informare il visitatore sull'offerta dei percorsi e dei luoghi di attrazione in modo sintetico, chiaro ed efficace. È articolata in diversi tipi di supporto in relazione alla funzione informativa che svolgono. All'ingresso dei parchi sono posizionati i landmarker, sculture in legno di grandi dimensioni, per evidenziare l'accesso all'area verde.
I totem verticali mostrano la cartina della zona e contengono le principali informazioni di servizio. I pali direzionali consentono l'orientamento del visitatore lungo le passeggiate previste. Mentre i leggii supportano le informazioni specifiche riferite alla storia, alla natura o alle caratteristiche peculiari di quel preciso punto del parco. Nei diversi supporti di segnaletica, ogni parco fluviale è stato caratterizzato da un colore che lo contraddistingue: rosso per il rodano, blu per il crostolo e in futuro giallo per il modolena. Il Modolena, che chiude la cintura verde a ovest, è il corso d'acqua ad oggi più sconosciuto, anche se possiede, insieme ai suoi affluenti Quaresimo e Coviola, grandi potenzialità, sia dal punto di vista ecologico, sia per lo sviluppo di percorsi ciclabili verdi. L'area verde del Modolena attraversa o lambisce diverse frazioni cittadine per ricongiungersi con il Crostolo attraverso il Rio della Vasca alla Vasca di Corbelli. Le campagne che lo circondano presentano elementi di spiccato interesse, soprattutto in alcune strade storiche oggi dimenticate e che potranno diventare nuovi percorsi pedonali e ciclabili. La riqualificazione di tale area costituisce la futura tappa per il completamento della cintura verde. Il progetto sarà messo a punto con la circoscrizione e con i cittadini per condividere le strategie di intervento e le priorità. L'importanza di tale luogo è già stata ampiamente compresa, tanto che sono arrivate sollecitazioni per la sua valorizzazione e sono stati avviati progetti didattici per la sua riscoperta. E per noi, per tutta la scuola, il Modolena ha rappresentato un mezzo ecologico per poter uscire dalla scuola e non usare la solita strada di Via Volta trafficatissima. E l'abbiamo scoperta alcuni anni fa grazie a dei nonni, a dei genitori che ci hanno portato dentro la scuola le loro conoscenze, i loro saperi rispetto a questo torrente che proprio fisicamente sembra dividerci dalla città. Con loro l'abbiamo percorso, ci siamo andati e poi abbiamo cominciato a portare i bambini e anche a coinvolgere le circoscrizioni, tutti in bici, l'amministrazione comunale che si sono sempre in tutti questi anni resi disponibili, hanno partecipato alle feste, hanno condiviso con noi dei momenti belli e interessanti, quindi a loro va un sonoro ringraziamento. Come diceva Monica, con i bambini abbiamo, insieme alle famiglie, abbiamo sviluppato diversi progetti. Uno dei più importanti è stata la progettazione e la realizzazione di un ponte che ci serviva per attraversare questo torrente e continuare una camminata nella Greenway che ci ha portato a Villa Levi. All'interno del futuro parco del Modolena è presente un luogo di forte valore identitario e simbolico, Villa Levi, che ne rappresenta il baricentro. Una volta realizzati i tre parchi e i relativi collegamenti, sarà possibile percorrere un'infrastruttura verde che circonderà e attraverserà la città da nord a sud e da est a ovest. Il sistema dei parchi è dunque destinato ad incrementare la qualità urbana e la qualità delle relazioni e rappresenta una leva importante per realizzare una città pubblica in cui le persone possano riconoscersi, identificarsi, sentire di appartenere.